Ben trovati con un nuovo appuntamento di Extra, gli uomini e le donne di Extra che si raccontano, che raccontano la sfida di questo grande gruppo. E oggi parliamo di un tema molto importante, molto sentito da questa azienda, il bilancio di sostenibilità. Come avete visto dai titoli introduttivi, un impegno verso la responsabilità di impresa e la trasparenza. Parlare di bilancio di sostenibilità vuol dire parlare di un documento importante perché mostra l'impegno dell'azienda verso la responsabilità sociale ambientale. Oggi cercheremo di capire quindi e di indagare meglio il significato e il valore di questo strumento, di questo documento, gli impatti interni ed esterni che produce e il processo di miglioramento che innesca. E lo facciamo grazie a due persone che sono venute a trovarci, la dottoressa Patrice De Micco, ricercatrice e docente all'Università degli Studi di Siena e consulente aziendale. Benvenuta, ciao. Ciao a tutte. La dottoressa Manuela Berra, coordinatrice del gruppo di lavoro del bilancio di sostenibilità di Extra. Benvenuta, grazie per essere qua. Allora, iniziamo con Patrice. Partiamo dall'ABC, Patrice. Per rendere chiara questa materia, che in realtà è una materia ovviamente è complessa, cos'è in poche parole un bilancio di sostenibilità e quali sono i cardini che lo hanno ispirato? Beh, un bilancio di sostenibilità è un documento che le aziende elaborano e che si affianca al tradizionale bilancio di esercizio, ovvero il documento che banalmente insomma, ci dice qual è l'utile o la perdita di un'azienda, quali sono le sue attività, le sue passività, eccetera. Il bilancio di sostenibilità è un documento che permette all'azienda veramente di parlare di sé, ossia della sua sostenibilità. Ad esempio ci dà informazioni sulla sua forza lavoro, non soltanto in termini numerici, quindi quanti lavoratori, uomini e donne, ma anche quali sono ad esempio le iniziative che l'azienda mette in campo per il benessere dei propri lavoratori, la formazione che fa, come cura la salute e sicurezza dei propri lavoratori, ma ci dà anche informazioni sul rapporto che l'azienda ha con i fornitori, con i clienti, con la collettività e anche in termini proprio di, come dire, performance ambientali, quindi ad esempio quali sono le emissioni, i rifiuti, eccetera. I suoi cardini sono proprio questi, ovvero la trasparenza, quindi l'azienda si deve raccontare con trasparenza in un documento che di per sé è volontario, quindi è una vera e propria scelta aziendale quella di fare un bilancio di sostenibilità. E il bilancio di sostenibilità, un altro dei suoi cardini importanti, è il fatto di rivolgersi in maniera anche semplice a tutti i portatori di interesse dell'azienda, ad esempio le banche per avere accesso al credito, ma anche ai fornitori, come abbiamo detto prima, ai clienti, alle persone in cerca di lavoro. Se io cerco un lavoro e l'azienda alla quale penso di rivolgermi ha un bilancio di sostenibilità, posso sicuramente cogliere delle informazioni importanti. E le aziende, questo è molto significativo, quando iniziano a fare un bilancio di sostenibilità, i dati ci dicono che continuano a farlo nel tempo, non lo interrompono, questo perché proprio porta dei vantaggi che sono veramente significativi. A proposito di tempo, c'è un dato importante che voglio sottolineare con precisione. Il gruppo Extra ha fatto il suo primo bilancio di sostenibilità nel lontano 2015, molto prima che diventasse obbligatorio per legge. Da dove nasce, Manuela, questa scelta? È vero, il gruppo Extra ha scelto, perché si tratta proprio di una scelta volontaria, di precorrere la normativa, quindi iniziare prima di avere l'obbligo normativo di fare un bilancio di sostenibilità nel 2015. In realtà il primo approccio è stato una sintesi di sostenibilità, quindi un documento piuttosto snello di una ventina di pagine che conteneva un numero ridotto ma comunque molto significativo di informazioni relativi all'ambiente, alla parte sociale, delle risorse umane, quindi una forma un po' più semplice e più ridotta, per poi avviare, continuare, come appunto diceva Patrice, questo il suo percorso all'interno della sostenibilità, facendo già l'anno successivo, nel 2016, un vero e proprio bilancio di sostenibilità, quindi un documento più strutturato, più corposo, che ha visto anche il doversi strutturare internamente con un gruppo di lavoro che seguisse e che effettuasse tutte le operazioni che sono propedeutiche necessarie alla rendicontazione di sostenibilità. Il nostro percorso non si è interrotto, non è finito lì, perché successivamente Extra è entrata sotto l'obbligo di effettuare una dichiarazione di carattere non finanziario e quindi ha ulteriormente fatto un passo avanti e ha fatto due documenti, quella che era la dichiarazione di carattere non finanziario, che è comunque un documento che segue degli standard, per noi erano i GRI standard. Certo.
un tecnicismo, però insomma, per chi magari conosce il settore, è un documento, la dichiarazione di carattere non finanziario, che viene comunque revisionato da un revisore esterno e che ha quindi tutta una sua serie di caratteristiche specifiche. Per fare tutto questo percorso è stato quindi necessario avere un gruppo di lavoro dedicato a questo, ad ottenere questo obiettivo, e ci ha portato comunque ad avere questo percorso duraturo nel tempo, un percorso che ci piace definire un cammino, un viaggio che continua tuttora, perché tuttora noi facciamo una DNF, un bilancio consolidato, che è un unico documento. Siamo arrivati a questo ulteriore traguardo e lo approviamo insieme al bilancio consolidato, quindi nello stesso identico momento, che è frutto di un lavoro di corale, di gruppo. Siamo partiti, questo mi piace ricordarlo, con un'idea, nel senso l'obiettivo iniziale era quello di garantire e offrire una maggiore trasparenza, una maggiore comunicazione verso tutti gli stakeholder del gruppo, che sono tanti, dai fornitori ai dipendenti alla collettività. Ma nel nostro viaggio, nel nostro percorso, ci siamo resi conto che al di là del garantire una maggiore trasparenza, abbiamo ottenuto noi stessi maggiore trasparenza, maggiore conoscenza di quello che è il valore che noi effettivamente anno dopo anno riversiamo alla collettività e a tutti i nostri stakeholder. Manuela diceva giustamente di quando è scattato l'obbligo, una direttiva dell'Unione Europea, che è stata poi recepita ovviamente nell'ordinamento italiano nel 2017, ha introdotto questo obbligo per le grandi aziende appunto di pubblicare il bilancio di sostenibilità, una sorta di fotografia, come dicevamo all'inizio, per tutto ciò che concerne informazioni da rendere appunto disponibili al pubblico. Allora io torno da Patrice per andare un po', in parte alcuni li abbiamo già anticipato, ma quali sono un po' lo schema base, la sintesi, gli elementi che emergono da un bilancio di sostenibilità di una grande azienda? Allora, un bilancio di sostenibilità di una grande azienda adesso è, come diceva prima Manuela, un po', come dire, regolamentato dall'obbligo normativo, e qua abbiamo l'Europa che chiaramente ha una voce importante in capitolo. Si parte dal 2017, quando appunto è entrata in vigore, cioè l'ordinamento italiano ha recepito la direttiva europea, che nasce nel 2014, perché ovviamente c'è del tempo, no, per recepire le direttive europee. In base a questa direttiva le grandi aziende, in particolare gli enti di interesse pubblico, ossia gli enti di interesse pubblico che hanno più di 500 dipendenti, quindi parliamo veramente di grandi aziende, ricavi dalle vendite di più di 40 milioni, un totale dell'attivo di più di 20 milioni, quindi grandi aziende, considerate che in Italia si parla di poco più di 200 aziende, quindi un numero limitato, che sono in base a questa direttiva obbligate a fare reportistica di sostenibilità. Quindi non si parla più di un bilancio di sostenibilità, ma di una dichiarazione non finanziaria. Che cosa ci dice, diciamo così, la regolamentazione riguardo alla dichiarazione non finanziaria? Ci dice che deve avere dei contenuti specifici, quindi l'azienda è chiamata a parlare veramente a 360 gradi di quelle che sono le sue azioni di sostenibilità, ad esempio del suo modello di gestione, piuttosto che delle sue politiche sociali e ambientali. E quando si parla di politiche sociali si parla di politiche verso i lavoratori, verso i clienti, verso i fornitori e verso la collettività. Tutto ciò che fa nell'ambito ad esempio della lotta alla corruzione, nell'ambito dei diritti umani, quindi veramente tanti argomenti di sostenibilità. E ne dobbiamo parlare per chi fa appunto la dichiarazione non finanziaria, non soltanto in termini quantitativi, qualitativi, quindi a parole, ma anche in termini quantitativi, cioè con dei numeri, quindi seguendo proprio degli standard di misurazione. Abbiamo detto un numero limitato di aziende, l'Unione Europea infatti da qua si è mossa e adesso nel gennaio 2025 entrerà in vigore una nuova direttiva che sostituisce la precedente e che allarga proprio la platea di aziende che saranno obbligate a fare reportistica di sostenibilità. Per far capire un po' l'ampliamento, non si tratta più di 500 dipendenti ma di 250, quindi l'asticella si abbassa in modo significativo, e tutte le PMI, quindi le piccole e medie imprese quotate, saranno obbligate a fare reportistica di sostenibilità.
In Italia i numeri si amplieranno dalle 200 che dicevo prima a 4.000, 5.000 aziende, insomma più o meno questa è la stima, quindi capite insomma un cambiamento significativo. E per chi è una piccola e media impresa, quindi non è quotata, non c'è l'obbligo, ma l'Unione Europea insomma come dire manda dei segnali forti di incoraggiamento ad intraprendere questo cammino. La nuova direttiva amplia anche gli argomenti, per dirne uno, ad esempio adesso le aziende dovranno rendicontare anche molto di più in merito alla loro catena di fornitura, quindi non solo la propria sostenibilità, ma anche la sostenibilità degli attori con i quali hanno a che fare. Ed Estra, ad esempio, quindi come dire, abbandonerà, no, lo schema della dichiarazione non finanziaria della direttiva precedente per muoversi già da questo gennaio all'interno di questa nuova direttiva, che risponde ad un sentiero europeo, che è il sentore, se vogliamo, il sentire del Green Deal, quindi di tutte le politiche europee, nonché anche dell'obiettivo della neutralità climatica del 2050, quindi si inserisce veramente in un contesto di sostenibilità al quale le aziende sono veramente chiamate a contribuire, indipendentemente direi anche da quella che è la loro dimensione e il loro settore. Manuela, tu coordini il gruppo di lavoro di Estra dedicato appunto al bilancio di sostenibilità. Come lo si prepara e da chi è composto questo gruppo? Quali sono i tuoi colleghi? Sono effettivamente, si tratta di un bel gruppo anche numeroso, sono 35-40 colleghi che fanno parte del gruppo di lavoro per la redazione del bilancio di sostenibilità, un gruppo numeroso anche dovuto diciamo dalla complessità di attività che svolge il gruppo Estra, perché insomma l'avremo già detto in altre puntate immagino, però il gruppo Estra è fatto da una ventina di società circa che opera in diversi business, diverse attività, dalla vendita di energia elettrica, di gas, alle telecomunicazioni, la distribuzione di gas, il trattamento dei rifiuti, insomma sono molte le attività e i business, e quindi sono anche molti i dati che dobbiamo raccogliere relativi a tutte le attività di business del gruppo e andare a rendicontare all'interno del bilancio di sostenibilità. Quindi ci sono dati, come dire, specifici relativi alle singole, certo, ai singoli business che vengono quindi raccolti dai colleghi che si occupano specificamente di quell'attività, di quel business, ma ci sono molti dati anche trasversali, come ad esempio quelli che riguardano, come accennava prima Patrice, le risorse umane, piuttosto che i fornitori, la privacy, l'area legale. E quindi è per questo che il gruppo è un gruppo numeroso, multifunzionale, comunque eterogeneo. Torniamo a un dato legale importante. Nel 2022 gli articoli 9 e 41 della Costituzione sono stati modificati, ampliati in una chiave ecologista. Secondo il nuovo testo, la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. Vado da Patrizia, allora, secondo lei questo consentirà di mutare, di cambiare anche la percezione ovviamente dello scopo di impresa e il modo di produrre beni e servizi? Addirittura la nostra Costituzione va a toccare questi punti. Beh, sicuramente un segnale importante insieme a tanti altri che direi che le aziende che non vogliono rimanere indietro non possono non cogliere. Quello che leggeva prima lei adesso è proprio l'articolo 9, no? L'articolo 9 e l'articolo 41, queste due modifiche secondo me si parlano molto l'una con l'altra. L'articolo 9 riguarda un po' il potere pubblico che come dire, stabilisce il suo impegno nel tutelare l'ambiente e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni, e questo secondo me è particolarmente importante, no? Anche questa parte finale, l'attenzione alle future generazioni, che è proprio il senso, se vogliamo, ultimo della sostenibilità e della sua definizione. E poi l'articolo 41 che richiama il ruolo delle aziende, perché dice appunto che l'attività, l'iniziativa economica privata è libera, questo lo dicevamo anche prima, deve avvenire nel rispetto dell'utilità e nell'interesse dell'utilità sociale, ma non deve creare danno all'ambiente e all'aspetto sociale. Quindi l'ambiente adesso entra a far parte in maniera proprio come dire esplicita della Costituzione, quindi dei nostri diritti e dei nostri obblighi. Questo tra l'altro è un allineamento anche alle altre costituzioni europee, è presente nella Costituzione francese, tedesca, ma anche in quella portoghese, polacca, quindi insomma l'Italia, come dire, si allinea anche ad un dibattito che è già assolutamente in corso. Le aziende a questo punto che cosa sono chiamate a fare? Beh, nessuno dice che il perseguire il profitto non è importante, la sostenibilità economica è una delle dimensioni, quindi è fondamentale, ma sono chiamate a farlo, e lo dice la Costituzione italiana, lo dice l'Unione Europea con tutte le sue politiche
lo dicono anche banalmente, come dire, i nostri occhi di cittadini, in maniera diversa, quindi stando attenti a quelli che sono gli aspetti ambientali e sociali, in particolare anche ad un uso delle risorse diverso, se vogliamo più intelligente, più efficace, più efficiente. Sto pensando ad esempio a tutta l'economia circolare, no? Che permette alle aziende di riutilizzare i prodotti e non solo di diminuire i costi, ma anche potenzialmente di creare nuovi business e nuove attività. Torno da Manuela, da poco Estra ha ovviamente approvato il bilancio di sostenibilità 2023. Quali sono stati gli indicatori più salienti quindi di questo bilancio rispetto anche agli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 dalle Nazioni Unite e quali saranno i margini di miglioramento raggiunti? Mi soffermerò, visto che la domanda potrebbe prevedere 10 puntate. Esatto, mi soffermerò su quelli che insomma possiamo ritenere i dati più importanti e salienti visto il tema che stiamo affrontando. Allora, innanzitutto non possiamo non parlare della produzione di energia da fonti rinnovabili, che per il gruppo rappresentano uno insomma, dei tanti business sui quali investe da tempo e investirà sempre di più anche negli anni a venire. Il gruppo Estra ha prevalentemente degli impianti fotovoltaici, due dei quali i più grandi tra l'altro di proprietà sono qua in Toscana, ha un impianto idroelettrico, ha una centrale a biomasse che produce energia elettrica e termica, e la produzione di dell'energia da queste fonti ovviamente rinnovabili è cresciuta nell'anno scorso e quindi è un segnale verso la tutela comunque verso diciamo il diminuire i cambiamenti climatici e tutelare la tutela dell'ambiente. Inoltre c'è una società del gruppo Estraclima che si occupa di interventi di efficientamento energetico su edifici residenziali e non. L'anno scorso, quindi nel 2023, anche grazie ovviamente al super bonus, alla misura del super bonus, le ristrutturazioni e le riqualificazioni condominiali sono aumentate in una maniera molto molto importante rispetto a quelli che erano stati gli interventi degli anni precedenti. Ovviamente ho citato le ristrutturazioni e le riqualificazioni condominiali, ma vengono effettuate anche sostituzioni di caldaie piuttosto che installazione di impianti fotovoltaici residenziali e non. Un altro aspetto, un'altra attività che ha preso campo sempre nel 2023 è quella che riguarda la costituzione delle CER, le comunità energetiche rinnovabili. Se ne è sentito parlare tanto insomma, lo scorso anno e se ne sentirà ancora parlare. Sempre tramite la società Estraclima, appunto il gruppo promuove la costituzione di queste comunità energetiche che servono a mettere insieme gruppi di cittadini piuttosto che attività commerciali, piuttosto che condomini per produrre, gestire e consumare energia pulita, energia green. Un altro aspetto su cui insomma, mi piace mettere l'accento riguarda tutta quella che è l'offerta di servizi e prodotti a basso impatto. Parlo dei listini, delle offerte green che come vendita di energia elettrica e di gas proponiamo ai nostri clienti. Anche questo è cresciuto molto sia l'anno scorso, ma devo dire che è un trend che continua ad avere un andamento molto importante. Positivo, sì, assolutamente. Ovviamente un po' è anche grazie alle campagne di comunicazione che comunque vengono fatte per promuovere questi listini, ma c'è sicuramente molta più sensibilità, molta più attenzione anche da parte del consumatore rispetto a questi prodotti che vengono proprio anche ricercati ormai, insomma, sono molto importanti. Un ultimo aspetto, visto che ho parlato tanto effettivamente di ambiente, però non vorremmo, insomma, non dobbiamo anche tralasciare l'aspetto sociale di quello che è certo. La sostenibilità. Un punto su cui vorrei mettere l'attenzione è appunto il focus che ha tutto il gruppo Estra nell'attività di formazione verso i propri dipendenti.
proprio per la tipologia di attività, di servizio che noi offriamo al cittadino, è importante avere delle persone formate con delle competenze specifiche rispetto al lavoro che svolgono. E il gruppo investe molto in formazione, si pensi solo che nel 2023 quasi poco meno del 90% di tutti i dipendenti del gruppo ha avuto attività formative. Si parla sia dell'attività della formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, ma si parla anche di formazione sulle competenze digitali, sul management, competenze tecnico-professionali, certo. Insomma. Questa è la fotografia del 23, noi seguiremo, grazie al format con cui raccontiamo il mondo estero, l'evolversi dell'anno in corso, quindi sei già prenotata per la puntata che racconterà il bilancio di Sostenibilità 2024. Allora, si chiude qui questa puntata, io prima voglio assolutamente ringraziare la dottoressa Patrice De Micco per la sua disponibilità, la dottoressa Manuela Berra e ovviamente tutto il gruppo ESTA, a partire dall'ufficio comunicazione che ci affianca in questo racconto, tutto lo staff tecnico di Canale 3 Toscana. Vi lasciamo a un video di chiusura e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.